In Toscana sono 56 i nuovi tamponi positivi al test per il coronavirus eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliere universitarie della nostra regione. 17 si sono registrati a Careggi, a Firenze, 30 nel laboratorio dell'Università Pisana, 9 in quella di Siena. Dati in aumento rispetto a ieri, quando i contagi erano fermi a 43 in più. Tra i contagiati anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che ha costretto l'intera giunta alla quarantena. Cari concittadini lucchesi, mi è capitata anche questa, ho avuto qualche linea di febbre e mi è stato fatto perciò il tampone e sono risultato positivo al coronavirus. Io sono qui in casa, in una stanza per conto mio, perché ho una stanza dove vivo da solo, distaccato anche dai miei familiari, perché la quarantena serrata in fondo è questo. Il conteggio dei casi di Covid-19 in Toscana sale a 264, così distribuiti sul territorio. 89 nell'ASL Toscana Centro, 119 nell'ASL Toscana Nord-Ovest, che detiene il primato, 56 nell'ASL Sud-Est. 4.427 poi le persone in isolamento domiciliare. Ad oggi ci sono due casi di negativizzati, ossia completamente guariti, due casi clinicamente guariti ed un paziente deceduto. Il professor Lopalco, ordinario di igiene pubblica dell'Università di Pisa, ci spiega qual è il labile confine che separa un'epidemia da una pandemia. In questo momento nel mondo siamo decisamente in una fase pandemica. Allora, in Italia chiaramente c'è una situazione epidemica. Quello che bisogna fare in questo momento è rallentare con tutte le nostre forze la circolazione del virus, perché se rallentiamo la circolazione del virus potremo curare adeguatamente tutte le persone che si ammaleranno.